Io non ho mai trovato da nessun'altra parte, e ho dovuto ricercare, come molte parti del libro, in cui si parla dell'abbinamento dei suoni, che nei generi precedenti all'hip hop è stato trasmesso a certi tipi di brani pop. Ad esempio qui, come abbinamento sonoro, ne analizzo uno, che è stato uno dei primi, ma poi ne seguiranno altri, in cui analizzo la presenza di suoni di percussioni metalliche su bicchieri e su cowbell, sapete le cowbell, quelle latine, no? Su suoni di bassi abbastanza morbidi, cioè i bassi morbidi intendo i bassi in cui si smussano con l'equalizzazione tutte le altre frequenze, si lasciano una punta sulle medie e poi si tende a dare una curvetta un po' più alta sul basso con il parametrico o semiparametrico oppure con quelli della Logic, l'equalizzatore del Logic, dell'Ableton, eccetera, no? Waves e compagnia bella. E qui dico, vabbè, introduzione all'abbinamento sonoro, l'arte di mettere insieme suoni con frequenze diverse con lo scopo di ottenere un certo effetto durante l'ascolto di un brano musicale. No, non c'entra niente con la composizione, anche se ovviamente è interagente con essa. Questo campo, studiato da diversi specialisti, solitamente è il campo dell'ingegneria del suono, nei diversi generi musicali, ha una storia troppo complessa per poter sviluppare uno studio in questa sede. Infatti qui parlo specificamente nel funk e nell'hip hop, no? Ma qui però possiamo concentrarsi sulla storia recente, eccetera, eccetera. Poi dicono, dopo parecchie righe, un abbinamento classico è perdurato fino ai giorni nostri, consiste ad esempio in quello di un basso morbido smussato ad alte frequenze, sovrastato da percussioni metalliche che disegnano pattern presi in prestito dalle partiture di percussioni latine, soprattutto quelle degli anni 60 del Latin Jazz, di cui parlo prima ancora. Ci sono tutte le note cross-referenziate, eccetera. E poi dico, il basso in questo caso è sempre presente con una nota nella prima battuta, cioè non so se avete presente i suoni di James Brown, che inizia sempre con e poi ci sono tutte le altre note, però c'è una nota che sostiene il colpo di kick, no? E che ha un decorso che solitamente termina leggermente prima della seconda battuta, un po' asincronizzato, ed è quello che è una delle componenti fondamentali del groove, di questo lo spiego in un capitolo precedente. E poi dico, le percussioni sono in risalto in alcune parti del ritornello e creano il classico contrasto tra il basso con un suo suono greve su altre frequenze. Poi altre frequenze prodotte da percussioni metalliche, qui c'è la nota che spiega quali, abbinamento che rimarrà fedelmente riprodotto per citarne alcuni. E qui faccio un paragone tra questo uso in classici del funk come Holy Ghost dei Bar Keys, I Like What You Doing to Me di Young & Company, Love and Let Me Love You, che è un pezzo di disco funk che forse non conoscete, Tonight Tomorrow Riding era da Michael Walden, Don't Stop Till You Get Enough, che lo conoscete benissimo, c'è Paulinho da Costa che le suona, e che contiene basso e percussioni suonate per tutto il pezzo, e poi i pezzi di hip hop che hanno, diciamo, fatto lo stesso uso di questo abbinamento. E vabbè, parto con i classici, diciamo della Sugar Hill Gang, dove ci sono percussioni metalliche, questo lo sapete in alcuni suoi loro pezzi. Poi il pezzo più famoso, dove ci sono cowbell e percussioni metalliche su bassi suonati on the one, cioè Wah e Hey Ladies, dei Beastie Boys, perché sono proprio campioni di un sacco di pezzi di percussionisti che hanno usato cowbell, come ad esempio Tito Puente, se non mi sbaglio, e altri due o tre di cui non mi ricordo, che poi cito qua nelle note. Poi ho trovato nella mia ricerchina che, vabbè, in Wu Yu Funkin' With di Africa Vambaté e Soul Sonic Force, che già conoscevo, hanno delle percussioni metalliche in sottofondo in alcune parti. DJ Friction, ad esempio, in un pezzo che ha fatto, che adesso è citato in nota, ma non è citato sul testo, non ci voglio andare a vedere la nota, ha usato questo abbinamento. E poi ci sono alcuni pezzi di quella che voi chiamate la Golden Age degli anni 90, che cito dopo aver citato gli Junkyard, quella band di teenager che suonavano sui, che sono usciti per la Def Jam nell'85, se vi ricordate, in Players Anthem di Junior Mafia con Notorious B.I.G., ad esempio, che è il campionamento della clave dei New Birds. Poi Dollars Plus Cents di DJ Quick, che campiona Young & Company, che cito prima, e poi altri due pezzi che adesso penso di aver messo in nota e non trovo. E faccio tutta un'analisi, no? Poi qua volevo riportare la partitura proprio con tutte le note per farvi vedere quanto, diciamo, lo stile proprio, cioè il modo con cui è stato suonato, riflette, diciamo, pattern presenti già nel funk latino e nella musica latina.
questo mette la bocca a tacere a tutti quelli che dicono che l'hip hop non è connesso ad altri generi musicali. The man in red.